Amici, bentrovati al terzo appuntamento. Continua il nostro viaggio qui a Tropea, nel centro storico, per la rievocazione degli antichi mestieri e delle arti. Ad aspettarci, come al solito ormai, il nostro Dario. Lo raggiungiamo. Continua piacevolmente questo nostro viaggio insieme a Dario. A Dario vorrei chiedere, in questa bella passeggiata che stiamo facendo, che invito tutti i turisti di Tropea a fare appena ne torneranno le condizioni, ecco, in questa passeggiata, Dario, sto ammirando queste maschere, che sono abbastanza presenti, devo dire, in questi portali, nelle case, nei palazzotti qui di Tropea, ma c'è dietro tutto un percorso culturale, c'è dietro una tradizione, c'è dietro anche, simpaticamente, passami il termine, un credo, tra virgolette, che ci porta a parlare di una realtà alla quale, ecco, questo territorio è molto attaccato e crede tantissimo. È un credo, diciamo, un tra sacro e profano. La tradizione proprio di appendere delle maschere con simbologia demoniaca, ma anche a forma di animali, anche forme antropiche, risale proprio al periodo magno-greco. E questa antica tradizione proprio ancestrale, che è stata tramandata anche nei tempi moderni, si può ritrovare non solo nel centro storico di Tropea, ma un po' in tutto il grande tessuto storico-antropologico del sud Italia. E proprio a Tropea abbiamo proprio delle maschere contro il malocchio. Ma proprio a te, Domenico, oggi ho voluto far vedere proprio una maschera particolare, ossia la maschera legata alla simbologia dei Rosa Croce. In questo bellissimo portale di Palazzo Granelli vi abbiamo per l'appunto questa figura umana con la barba che nasce, fiorisce proprio da una cornice a forma di rosa. È praticamente il simbolo di un'antica setta esoterica, misteriosa, di origine tedesca, chiamata per l'appunto i Rosa Croce, diretti discendenti dei Templari. Beh, è proprio di maschere, ora noi andremo a parlare, ma soprattutto andremo a vedere quella che è un'arte anche qui molto particolare, un'arte che ha la sua storia, un'arte che esporta l'abilità di Tropea ed in Italia e anche tutto il mondo. Emoziona tantissimo. Sì, dici qualcosa prima di andare a conoscere Francesco? Guarda, ti posso dire che vedrai un qualcosa di simbolico che si lega benissimo alla nostra tradizione calabrese e mediterranea, quella di accogliere, aiutare e soprattutto ospitare, perché nessuno è straniero. Parole chiave soprattutto in questo periodo. Grazie Dario, e noi ci introduciamo all'interno di questo portale. Diamo il benvenuto a Francesco, grazie. Buongiorno. Francesco, anche al tuo collaboratore che Pasquale, che ecco, ci farà compagnia portando avanti quella che è una delle vostre produzioni che ci portano, ecco, al tema di questo percorso. Antichi mestieri, l'arte, e vogliamo iniziare, ecco, da queste maschere che sicuramente sono un simbolo di Tropea, ma anche un simbolo importante. Calabrese, perché sono le maschere apotropaiche, origine greca, e diciamo che si usano prevalentemente sui portali delle case, degli antichi palazzi, per scacciare il male. Tradizioni popolari che si tramandano da moltissimi anni. Beh, tradizioni, Francesco, che ci mettono sullo stesso tavolo sacro e profano insieme, perché certo, stiamo ammirando e vedendo uno dei simboli di Tropea, la chiesetta della Madonna dell'Isola, che fino al Settecento veniva chiamata chiesetta della Madonna del Presepe, proprio perché ci stava una natività esposta, e quindi poi dal Settecento in poi venne a prendere il nome proprio della chiesetta della Madonna dell'Isola, che io, se possibile, ci poggerei la natività. Beh, non se è possibile, te lo chiediamo, ci mancherebbe, perché ecco, andiamo a visto che siamo nell'ambiente rivivere natalizio, quindi mettiamoci proprio la Madonna e il San Giuseppe e il Bambinello come simbolo
Abbiamo delle dimensioni sono veramente micro proprio, un centimetro, un solo centimetro, quindi sono tanto piccole che nemmeno l'occhio riesce a quantificare la bellezza della statua. Un Natale particolare, un Natale che sicuramente ricorderemo ognuno. Vorrei però si soffermasse un attimo sulle immagini che stiamo vedendo, un museo addirittura, quindi sì. Non solo la vostra bottega, la vostra attività, ma anche un museo. Ci puoi descrivere? Sì, nel 1999 abbiamo realizzato, sempre con il grande collaboratore Pasquale, questo museo degli antichi mestieri di Calabria, che rappresentano 400 statue animate raffiguranti tutti i mestieri scomparsi della nostra regione. E lì il bello sono i movimenti, sono delle statue alte circa 30 centimetri e il bello è proprio che sono delle statue animate, quindi raffigurano tutti questi mestieri scomparsi che lavorano, tutte diciamo sono statue elettromeccaniche. E la bellezza, vengono visitate dal pubblico, dai gruppi, le scuole, infatti nel periodo di Natale noi andiamo con le prenotazioni e facciamo diciamo, le rappresentazioni anche all'interno, facciamo la presentazione di questi mestieri e non solo, perché abbiamo anche la mostra dei presepi. Dal primo presepe di San Francesco, infatti è presente nella mostra, fino a tutti i presepi in stile popolare calabresi, abbiamo anche i presepi del mondo, con anche il presepe con i pastori più piccoli al mondo, quindi abbiamo dei pezzi molto particolari che hanno un alto valore. Se poi c'è la possibilità di poterli visionare, è qualcosa di veramente bello. E appunto un pastore lo camminava. Beh, il valore legato alla spiritualità, legato anche all'aspetto sociale, forse più alto, correggimi se sbaglio, lo abbiamo vedendo questa riproduzione di un presepe che voi avete donato proprio a Papa Francesco, un presepe che è allocato in un importante tempio di spiritualità, ma un importante tempio di sociale, di un percorso che, ecco, ci lancia ogni giorno un messaggio importante. Ce ne parli tu? È vero. E questo per me, per la mia famiglia, onora tanto questo presepe. È forse il valore massimo che abbiamo avuto nella nostra storia, perché essendo un presepe che abbiamo donato a Papa Francesco, a sua volta Papa Francesco lo ha prescelto donandolo alla Chiesa di Lampedusa, perché ha un grande valore significativo questo presepe, perché si vede proprio il San Giuseppe su di una barca con la Madonna e il bambinello. San Giuseppe porge le mani per salvare un profugo, diciamo, alla disperazione. E oggi è esposto proprio nella cattedrale di Lampedusa, questo bel presepe. Brilla, si spaventò e disse che fu su balla brutta dalla mala stilla. L'angelo disse che è andato Gesù. Bene, e allora noi facciamo una cosa, Francesco, io ti ringrazio per questa disponibilità a voi, che ci hai dato e andiamo, come ormai di consueto, a chiudere questo nostro appuntamento con la musica e la voce del gruppo folk Città di Tropea. È Natale. Bambine giù, bambine giù, chi si duce e chi si beve, chi già notti, chi ne scisti, chi giù fritto, chi patisti. La Madonna ti impasciava, San Giuseppe ti cantava litania, con Sant'Anna e con Maria. È Natale, è noi giorno che mi piaci, io stasera volar via,
tutti quanti un fanno baci e li luci tra la piazza, indi danno la ricchezza e a notti di Natale di cugino per parlare. Alla notte di Natale, quando è nato il Messia, tutti gli angeli calati non ci fanno compagnia. È Natale, è il giorno che mi piace, io stasera volar via, tutti quanti lo fanno baci, e li luci tra la chiazza, indi danno la ricchezza, e a notti di Natale, di cugino per parlare. È Natale, è il giorno che mi piace, io stasera volar via, tutti quanti lo fanno baci, e li luci tra la chiazza, indi danno la ricchezza, e a notti di Natale, di cugino. Bene, dopo questo canto noi ci siamo recati per chiudere questa nostra puntata che diventa un grande omaggio in questo luogo dove ad accoglierci c'è Padre Francesco, che ringrazio di cuore. Padre Francesco, in questo tempio di grande spiritualità, con questa natività che sovrasta l'ingresso della Chiesa, ma con questi presepi che in qualche modo ci portano anche al suo percorso di vita, alla sua missione, ecco, vorrei che lei chiudesse questo nostro programma con un augurio, ma ancor prima con quello che ci porta in questo itinerario a rivalutare la cultura anche attraverso la fede. Certo. La prima cosa, vi ringrazio, anche perché scegliendo Tropea piccolina, non è dire che sia molto grande, no? Però abbiamo tante cose da dire in questo paese. Abbiamo soprattutto una tradizione molto antica. Immaginate questa chiesa. È a croce greca, quindi è bizantina, non è una croce latina, come in genere noi vediamo quel salone lungo, lungo. Da qui dove vi mettete, vedete a tutti, e tutti vi vedono. Diremmo è una chiesa più familiare più che altro. E naturalmente abbiamo delle opere che sono un'eredità dei padri gesuiti, anche se lo stile è un po' barocco, perché quando sono venuti loro lo stile era cambiato. E soprattutto l'hanno dotata di alcune opere che sono eccezionali. Quel presepe che voi ammirate proprio sulla porta, 7 metri per 4. Dove si può trovare una tela come questa? E poi, per di più, è stato dipinto da un sacerdote tropeano, Giuseppe Grimaldi, aiutato da suo fratello e da suo nipote. 1731. Si chiama la Chiesa del Gesù perché, non solamente perché sono venuti i padri gesuiti qua a Tropea, loro sono arrivati, immaginate, nel 1594. E la prima cosa che hanno fatto, hanno messo la Universitas Tropeana. Quindi noi abbiamo le scuole già dall'inizio del 600. Vabbè, oggi siamo un po', non lo diciamo come, perché è facile pensarlo e immaginarlo, però hanno fatto l'università qua, chiamati dai signori di Tropea, perché non volevano mandare i rampolli a Napoli, e hanno chiamato i gesuiti da Napoli qua. Abbiamo anche un rosone dove ci mette perfino San Gennaro con le due ampolle, immagini. Bene, e allora abbiamo quel grande quadro, proprio quello lì, che rappresenta il momento della circoncisione, cioè quando gli veniva imposto, dopo 40 giorni, il nome al bambino.
Gesù, la chiesa del Gesù. Eccola qua. Da queste opere d'arti alla testimonianza dell'appartenenza di questo luogo anche alla territorialità, quindi un sacerdote, le dicevo, per il quadro della Natività tropeano, ma un sacerdote come lei, direi, perché anche lei è tropeano e anche lei è ritornato nella sua tropea dopo diversi anni di missione. Da questa missione lo considero un omaggio che fa a noi, ai nostri telespettatori. Abbiamo un po' quello che anche è il frutto di questi viaggi nel mondo, quindi questo presepe che un po', ecco, poi parla la stessa lingua in tutto il mondo. Il significato è sempre quello. Che cos'è il presepe? Il presepe è come dire un canto alla vita. Noi lo chiamiamo presepe perché è nato, come dire, Gesù bambino in una stalla, che in latino era il presepium. Ma presepe vuol significare aprirsi alla vita, aprirsi a tutti, perché se noi vediamo già la rappresentazione di tutti i nostri presepi, abbiamo i poverelli, i pastori, abbiamo i nobili, i re magi, re, che vanno ad adorarlo. Quindi è come dire, è un concentrato di tutte le genti che si accostano a Dio. Questo è il presepe. Questo presepe che vedete qui in esposizione, molto semplice, senza la configurazione di tutto quello che è l'apparato del presepe natalizio, quindi lo vedete sempre nella sua schematicità. È legno, tutto legno lavorato a mano. Viene dal Madagascar, dove noi abbiamo una missione molto grande. E questo è, come dire, un ricordo molto caro. Voi vedete che sono dei personaggi molto belli, molto ben lavorati. Questo legno palissandro viene lavorato nelle casupole, come vi devo dire, seduti per terra, senza luce elettrica. Per lisciarlo, alle volte utilizzano pezzettini di vetro. E poi hanno solamente come un mezzo cacciavite che non saprei nemmeno come descriverlo, a volta a punta, a volta a forchetta, e con quello mi fanno riescono questi cavolavori a fare semplici. Beh, arte e mestieri. Arte e mestieri, ma sono veramente belli. Con le lettere maiuscole. Di fronte invece a quell'altare stiamo vedendo altre statuette di presepi, sia del Madagascar e alcuni sono del Sud America. Certamente in Sud America sono molto più, come dire, molto più vive, molto più colorate le statue, all'improvviso vi si apre, perché in genere sono chiuse, poi c'è l'apertura e uno resta sorpreso, dice ma come, così? Io direi che dove c'è l'uomo c'è un presepe ed ecco per questo la cultura della nascita di Gesù bambino ha conquistato il mondo, anche a quelli che, come dire, forse dicono di non crederci, però lo sentono e lo vogliono vivere. Ai tempi del coronavirus, quei tempi che stiamo vivendo, che significato assume il presepe e soprattutto che messaggio può lanciare? Io vorrei veramente lanciare quel messaggio di serenità, perché oggi nelle nostre vite, nelle nostre case, viviamo un po' troppo stretti. Abbiamo bisogno di aprirci alla vita e voglia Dio che con questo Natale possiamo anche superare questa malattia che ci tiene costretti, ci tiene un po' carcerati a tutti quanti. Abbiamo bisogno di libertà, abbiamo bisogno di pace, ma prima di pace interiore, per poter poi dire ritroviamoci come famiglie, come amici, come paesi, come nazione, come popolo di Dio. E speriamo che il Signore Gesù in questo Santo Natale ci dia questa grazia e questa possibilità. Ed è questo il messaggio che noi vogliamo trasferire e lanciare ai nostri telespettatori. La ringrazio di cuore, Padre Francesco. Siamo noi che vi ringraziamo. Noi ci rivediamo nel prossimo itinerario. Grazie mille.